Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Negli anni la Marvel ci ha abituato a personaggi con un potenziale immenso che, per un motivo o per un altro, vengono sfruttati in maniera pessima. Uno di questi è senza dubbio Daken, il figlio biologico di Wolverine, che per un certo periodo ha anche avuto una posizione di spicco nell'universo della Casa delle Idee, per poi finire nel dimenticatoio. Avete capito che tipo di video vedrete oggi, quindi prendete popcorn e Coca-Cola o Red Bull e cheeseburger se siete dei veri fan del canale e andiamo insieme alla scoperta di uno degli artigliati più interessanti di sempre. La nostra storia inizia ai primi del Novecento, in Giappone, dove Wolverine, stanco di combattere, vuole ritirarsi a fare una vita tranquilla, un po' tipo Goku sul trattore all'inizio di Dragon Ball Super. Sposa una donna di nome Itsu e dopo poco tempo lei rimane incinta. Una sera però Logan, tornato a casa, la trova morta, brutalmente assassinata. Il dolore dell'artigliato canadese è indescrivibile, mentre se ne va lasciandosi alle spalle il sogno di una vita semplice e la donna con cui, anche se per breve tempo, aveva condiviso il sogno di una famiglia. Ciò che Wolverine non sa, però, è che grazie al fattore di guarigione ereditato da lui, il bambino è ancora vivo nel grembo della madre morta. A questo punto entra in gioco un personaggio chiave della vita di Logan, Romulus, che estrae il neonato dal cadavere di Itsu e lo lascia sulla soglia della casa di una coppia di nobili giapponesi che da tanto tempo cercavano di avere un figlio. E prima di proseguire dobbiamo per forza parlare un pochino di Romulus, perché è un personaggio che in questa storia giocherà un ruolo fondamentale e tornerà a ripetizione. Si tratta di un mutante antichissimo, forse uno dei più antichi di sempre, dato che era già in vita all'età della pietra. È il capostipite della specie di lupoidi, ovvero un lignaggio di mutanti che si sono evoluti dai lupi e non dalle scimmie, di cui fanno parte Feral, Sabertooth e lo stesso Wolverine. Romulus ha controllato nell'ombra la vita di Logan per più di un secolo. È lui il vero artefice del programma Arma X, è lui che ha causato la perdita della sua memoria e che l'ha reso per tanti anni un killer. Ma torniamo al bambino, che nominato Akihiro dai genitori adottivi, vive un'infanzia non proprio semplice. Viene odiato da tutti gli abitanti del villaggio e dalla sua stessa famiglia per la sua etnia mezza occidentale. Viene chiamato appunto Daken, che significa bastardo. A un certo punto i genitori adottivi riusciranno effettivamente ad avere un figlio loro e una sera Akihiro, origliando una conversazione della madre, scoprirà che non sono mai veramente riusciti a volergli bene e che adesso lo considerano quasi un peso. Questo lo porterà, mosso dall'invidia, ad uccidere il neonato e quando la madre lo assalirà lo vedremo estrarre per la prima volta i suoi artigli. Tre, come quelli del padre. Due che escono dalle nocche e uno che esce da sotto, dal polso. Parliamo anche degli altri poteri del figlio di Wolverine. Oltre ai classici artigli, fattore di guarigione, agilità, sensi ipersviluppati, un'abilità interessantissima è quella di produrre feromoni, in grado di manipolare, controllare i sentimenti delle persone nei suoi confronti, che però sono soltanto in grado di amplificare emozioni già esistenti e non di crearle da zero. Ad esempio, se uno ha una leggera simpatia per lui può portarlo all'adorazione, ma non può fare la stessa cosa se il sentimento di partenza è negativo. A quel punto entra in scena Romulus, che prende il ragazzino sotto la sua ala, promettendogli la sua eredità, e lo fa addestrare nello stesso campo in cui si era addestrato il padre una quarantina d'anni prima. Impara a controllare i suoi poteri mutanti e diventa maestro di diverse tecniche di combattimento corpo a corpo, fino a che Romulus non gli ordinerà, una volta raggiunta la sua piena maturità, di uccidere tutti gli altri ragazzi del campo, per dimostrare di essere il più forte in assoluto, ordine che verrà eseguito senza fiatare da Daken, che ha fatto nel frattempo dell'insulto il suo nome, la sua identità, ripudiando quella di Akihiro. Un dettaglio da tenere a mente sarà che Daken ucciderà, sì, tutti quanti, tranne il suo istruttore, Silas Burr, su ordine di Romulus, perché aveva altri piani per lui, ovvero impiantargli dell'adamantio cutaneo, rendendolo il superumano noto come Cyber. E a quel punto Romulus rivelerà al ragazzo la verità, ovvero che suo padre è l'X-Men noto come Wolverine. Egli mentirà dicendo che è stato lui a uccidere Itsu perché è preoccupato di ciò che Daken sarebbe potuto diventare una volta nato. Questo pianta nel giovane il primo seme di odio paterno, da cui non si libererà mai più. Il primo confronto tra i due non tarderà ad arrivare, infatti mentre Wolverine è prigioniero dello Shield, per vari motivi, Daken si riesce a infiltrare sull'Helicarrier, giunge al cospetto del padre e gli squarcia il ventre con i suoi artigli,
esattamente come lui aveva fatto con la madre secondo la versione di Romulus. La seconda volta padre e figlio si scontreranno a Bruxelles, in un caveau contenente un sintetizzatore di carbonadio, ma il combattimento verrà interrotto da Cyber. Dopodiché Daken verrà punito pesantemente per ordine di Romulus, che, per un motivo che capiremo in seguito, gli ordinerà di non avere più niente a che fare con Logan. Ovviamente il ragazzo non obbedirà, continuando a monitorare ogni mossa del padre. Solo che questa volta Wolverine ne era consapevole. Decide di tendere una trappola al figlio, mettendo una taglia sulla propria testa e assoldando Deadpool per riscuoterla. Daken non avrebbe mai permesso che qualcun altro, se non lui, reclamasse la vita del padre, così interviene per fermare il mercenario chiacchierone, ma a quel punto, su ordine di Logan, il soldato d'inverno che era appostato spara un proiettile di carbonadio dritto nella testa del figlio. Dovete sapere che il carbonadio riduce drasticamente il potere rigenerante dei mutanti, così Daken si risveglia soltanto diversi giorni dopo in una grotta in Giappone senza memoria. Si sente perso e confuso e a quel punto arriva Wolverine, presentandosi soltanto come un amico e dicendo che lo avrebbe portato da qualcuno che avrebbe potuto aiutarlo. Il professor Xavier. Mostrando al ragazzo i ricordi di Logan, il pelatone gli dimostra che Romulus gli ha mentito per tutto questo tempo e che in realtà è stato lui stesso a commissionare l'omicidio di Izu al soldato d'inverno. Il padre non c'entra nulla. Ora, immaginate un personaggio scaltro e manipolatore come Daken che scopre di essere stato manipolato lui stesso da qualcun altro per tutta la sua vita. Potete immaginare quanto gli prudano gli artigli. Così si unisce a Wolverine in una sorta di spedizione punitiva verso l'antico Lupoi. L'unico problema è che entrambi ignorano dove si trovi Romulus, ma sapete chi potrebbe saperlo? Cyber. Per riuscire ad avvicinarlo, Logan escogita un piano. Daken avrebbe finto di consegnargli il padre per avvicinarsi abbastanza da riuscire a catturarlo, ma il ragazzo lo tradirà. Si farà dare da Cyber tutte le informazioni che possiede su Romulus e poi, attraverso i suoi feromoni, gli causerà un infarto dopo avergli precedentemente rubato le medicine per il cuore. Daken è proprio un gran Daken e vuole vendicarsi di Romulus per i fatti suoi, così scompare lasciando il padre da solo. Ora ci troviamo nel periodo in cui Norman Osborn è diventato direttore dello Shield e istituisce i suoi oscuri vendicatori che guiderà lui stesso nei panni di Iron Patriot. I membri della squadra sono tutti criminali che vestono i panni degli eroi. Abbiamo il Venom, McGargan che interpreta Spider-Man, Bullseye veste il costume di Occhio di Falco, Moonstone e Miss Marvel e così via. Ad Haken viene ovviamente offerto il ruolo di Wolverine, che accetterà per tutti i benefici provenienti dal suo status, ma a qualcuno la cosa non va bene. Ciclope degli X-Men. Il mutante ha infatti scoperto che Daken sta tramando per impossessarsi della spada Murasama in suo possesso, una lama magica in grado di tagliare persino l'adamantio e di bloccare il fattore rigenerante di chi viene ferito. Quindi, preoccupato da quello e dal fatto che indossa lo stesso costume del padre e di conseguenza potrebbe peggiorare ulteriormente l'opinione pubblica nei confronti dei mutanti, Ciclope decide di andare a ucciderlo accompagnato da una piccola squadra di X-Men. Ora, io anche da ragazzino non ho mai capito questa cosa. Non ho mai capito come qualcuno potrebbe anche solo lontanamente scambiare Daken per Wolverine. Daken è molto più alto, ha gli artigli in posizione diversa e ha un gigantesco tribale lungo tutto il braccio sinistro. Però è pur sempre un fumetto di supereroi, quindi un minimo di sospensione dell'incredulità ci vuole. Avvisato in anticipo dell'attacco da Emma Frost, il ragazzo riesce a prendere le dovute contromisure e sconfiggere l'intera squadra, ma quando sta per uccidere Ciclope, ecco che arriva Wolverine. Padre e figlio combattono per l'ennesima volta, ma durante lo scontro la lama Murasama si rompe e Daken riesce a fuggire portando con sé alcuni frammenti. Si reca poi dal riparatore perché la sua idea è quella di farsi ricoprire gli artigli del magico metallo, esattamente come quelli del padre sono ricoperti di adamantio. Il lavoro risulta molto difficile, innanzitutto perché il metallo è poco e poi perché gli artigli di Daken, a differenza di quelli di Logan, non sono ancorati fortemente alle ossa. Quando Wolverine fa irruzione, il processo è già terminato. Ora i due artigli che escono dai polsi di Daken sono di acciaio Murasama. Confessa al padre di volerli usare per uccidere Romulus e per l'ennesima volta fugge. Parlando del periodo di Daken nei Dark Avengers succedono parecchie cose, ma il succo è che il mutante mostrerà al meglio le sue capacità da manipolatore su tutti i membri della squadra e la sua lealtà verso Norman Osborn sarà costantemente messa in discussione. È iconica la scena del bacio con Bullseye dopo la tensione non meglio identificabile che c'è stata tra i due per tutta la serie. Daken è infatti uno dei primi, se non il primissimo
giovanissimo personaggio bisessuale della Casa delle Idee, in un periodo storico in cui faceva anche molto più scalpore di adesso. Quindi a tutti quelli che ultimamente si stanno lamentando perché la Marvel sta mettendo un sacco di personaggi LGBT nelle storie per moda, dico che forse dovrebbero leggere un po' più fumetti. Per un po' farà anche parte della squadra di X-Men di Norman Osborn, indossando questo fighissimo costume nero e rosso che ad oggi secondo me è il più bello che abbia mai avuto. Verrà mandato in missione per uccidere il Punitore, compito che direi svolgerà alla perfezione dato che lo smembrerà completamente, solo che Frank Castle verrà ricostruito e riportato in vita sull'Isola dei Mostri e tornerà per fargli il culo a strisce, ma verrà fermato da, indovinate un po', Wolverine, che forse sotto sotto al figlio un pochino ci vuole bene. Dopo la caduta del Dark Reign, Daken viene contattato dal padre, che gli dice qualcosa del tipo: ehi, te lo ricordi Romulus? C'hai ancora voglia di vendicarti? Ti va se lo facciamo insieme? Il ragazzo accetta di collaborare e di tutta risposta Logan lo trafigge al cuore con una replica della Lama Murasama, per far credere a Romulus di averlo ucciso e farlo così uscire allo scoperto. Direi che la mela non è caduta poi così lontano dall'albero. Il piano funziona, ma una volta che si sarà ripreso, Daken aiuterà il Lupoide a scappare solo per poi combatterlo lui stesso. Vuole dimostrare di essere più forte del padre perché finalmente ha capito. Romulus non ha mai davvero voluto renderlo il suo erede. Non lo ha mai davvero considerato degno, lo ha solo usato per continuare a manipolare Logan, colui che considera realmente la sua eredità. Daken squarcia il petto a Romulus, ma ecco che arriva Logan assieme a Cloak per trasportare il Lupoide nella dimensione oscura. Adesso Wolverine non scherza più, fino ad ora c'era andato piano con il figlio, ma ormai neanche lui due palle così, e gli dà la più sonora legnata della sua vita. Gli rompe le braccia, lo infilza al cuore un'altra volta e mentre è svenuto gli strappa gli artigli di Murasama dalle braccia e li seppellisce assieme al resto della spada. Daken, per la primissima volta, è davvero sconfitto e senza risorse e cade in una depressione da cui, per quanto ci provi, non riuscirà più a risollevarsi. Si reca a Milano da uno stilista che gli confeziona un nuovo costume, la cui maschera ricorda vagamente quella del padre, ma riesce tutto sommato ad avere un suo stile, a me piace. Sfrutta poi la sua amicizia con Johnny Storm, la torcia umana dei Fantastici 4, che aveva aiutato a infiltrarsi nell'Avengers Tower durante il Dark Reign, per farsi consegnare da Reed Richards un guanto ad energia, in modo da poter combattere senza sfoderare più i due artigli che gli sono rimasti. Ecco, anche questa amicizia con Johnny viene lasciato intendere che forse sia un po' di più di una semplice amicizia, cosa che fa sospettare che la torcia umana sia stata manipolata dai feromoni del mutante, dato che solitamente è considerato uno dei più grandi womanizer dell'universo Marvel. Con il suo nuovo costume e le sue nuove attrezzature, Daken è pronto a una rinascita, vuole diventare il nuovo signore del crimine dell'isola di Madripoor, proponendo anche un'alleanza a X-23, la clone e figlia di Wolverine, che però rifiuterà. Daken è un fine stratega e dopo poco tempo ha soggettato ormai praticamente tutti i clan criminali dell'isola, tranne uno, comandato da un vecchio di nome Tamkin Seng. L'anziano dice a Daken che non ha e non avrà mai il suo rispetto, in quanto è capace soltanto di distruggere, di creare caos e di vivere all'ombra del padre. Il ragazzo ovviamente lo uccide, conquista così tutta la malavita di Madripoor, ma non riuscirà mai a liberarsi dalle sue parole, che gli risuoneranno in testa costantemente. Lascerà così Madripoor, si infiltrerà nell'Avengers Tower per dare un ultimo saluto al padre e si recherà a Los Angeles per provare a fare un po' la stessa cosa che voleva fare a Madripoor. Alla festa di un divo di Hollywood, Marcus Roston, Daken proverà la droga più potente che gli sia mai capitato di sperimentare, chiamata Heat, che ha tutto questo effetto su di lui perché è in grado di limitare il suo fattore di guarigione. Il ragazzo inizierà una relazione con Roston che diventerà anche il suo spacciatore di fiducia. Daken diventa presto dipendente dalla droga, la sua mente e il suo corpo si consumano sempre più velocemente, non riesce più a portare a termine i colpi e viene pure incastrato per una serie di omicidi il cui vero responsabile in realtà è lo stesso Marcus Roston. Sfinito, fallito e allo stremo delle forze, conscio che non gli rimane più molto da vivere, torna a New York per andarsene con stile. Droga Wolverine e lo costringe a guardare mentre fa saltare in aria la Avengers Tower e il Baxter Building, per poi rivelargli che ha nascosto un ordigno anche nella Jean Grey School, la scuola per giovani mutanti di cui Logan in quel periodo era il preside. Daken abbraccia il padre e si fa esplodere in mille pezzi. Wolverine si precipita alla scuola per sventare la tragedia, ma non c'è alcuna bomba. Tutto ciò che trova
e un piccolo peluche di se stesso lasciato dal figlio. E questa per me sarebbe la chiusura perfetta per un personaggio come Daken, che nonostante gli anni di storia, nonostante l'alternarsi degli sceneggiatori, è riuscito ad avere un arco narrativo coerente e ben strutturato. Ma ovviamente lo sappiamo che nell'universo Marvel la morte è qualcosa di definitivo quanto l'è la mia promessa di non bere più Red Bull. Daken lo ritroviamo resuscitato, non si sa bene come, alla festa di compleanno di Sabretooth, che fa già ridere così. Lo vediamo creare una nuova confraternita dei mutanti malvagi, di cui farà parte anche lo stesso Sabretooth, che avrà l'obiettivo di rapire Evans, Kid Apocalisse, dalla Jean Grey School, torturarlo e farlo impazzire per risvegliarne il vero potenziale e renderlo così il loro personale Apocalisse. Wolverine ovviamente cercherà di fermarli e ce la farà grazie all'aiuto di Deadpool, e quella sarà proprio la volta che Logan ne avrà davvero le palle piene, arrivando ad uccidere il figlio affogandolo. Si scoprirà poi che dietro a tutto questo c'era Sabretooth, che fin dall'inizio voleva manipolare Logan nell'uccidere il figlio per causargli una ferita così profonda nell'animo che nemmeno il suo fattore rigenerante avrebbe potuto farlo guarire. Sabretooth non mi è mai sembrato un personaggio così sveglio, in grado di elaborare piani così complessi. Sembrava più una mossa da Daken, però ok. Successivamente Daken verrà riportato in vita dai fratelli Apocalisse, per cui diventerà il Cavaliere di Morte, ottenendo così questo costume blu e nero che sì è carino, ma forse ricorda un po' troppo quello di Wolverine per appartenere a questa parte della vita del personaggio. E non ne sono sicurissimo, ma penso sia dopo questa resurrezione che Daken recupererà l'uso del suo terzo artiglio, quello che gli esce dal polso. Per un po' dopo la morte di Wolverine milita nei Wolverines, un gruppo di mutanti con poteri simili a quelli del padre, con lo scopo di recuperare il cadavere dell'artigliato canadese. Durante queste avventure Daken perderà temporaneamente il suo fattore di guarigione, ma poi lo recupererà così, a caso, senza spiegazioni. Per un certo periodo il figlio di Logan farà anche da mentore al giovane mutante Zack, fuggito dalla scuola per giovani dotati. Daken farà di nuovo sfoggio di tutto il suo fascino e il suo carisma, mostrerà al ragazzo ciò che i soldi e la bella vita comportano e lo addestrerà nel combattimento, anche in strada, facendogli prendere delle gran belle sberle. In poco tempo non è che Zack inizierà ad ammirare Daken, lo venererà, ma è ovviamente tutto un piano del figlio di Wolverine per sfruttarlo. Dovete sapere che Zack ha il potere di controllare l'emissione di qualsiasi forma di energia, anche di quella del seme di morte che Daken aveva ancora dentro di lui dalla sua resurrezione. I due attaccano gli X-Men, Zack attiva il potere del seme di morte rendendo Daken grigio e potentissimo, ma viene comunque sconfitto da quello sfigato dell'uomo ghiaccio che fa tornare il seme dormiente. Farà poi un team up con X-23 e si unirà alla ricerca di Wolverine dopo la resurrezione di quest'ultimo, durante la quale verrà ucciso da Soteira ma immediatamente resuscitato da lei stessa per essere aggiunto alla sua schiera di combattenti cadavere. Il corpo di Daken verrà recuperato dal padre, che lo porterà su Krakoa, dove avrà inizio il suo ultimo arco narrativo ad oggi e probabilmente anche il peggiore in assoluto. Daken viene resuscitato per l'ennesima volta e a Krakoa si troverà anche bene, riesce a legare un po' di più con il padre e diventa un membro di X-Factor. Diventa insomma un X-Men in piena regola, un buono, un eroe, inizia a indossare questo costume terribile, si fa crescere i capelli abbandonando quel mohawk così classico che l'aveva caratterizzato per tutta la sua vita editoriale. Questo non è più Daken, non ha più niente di quel personaggio brutale e bellissimo che era all'inizio. In conclusione, io penso e sono tuttora convinto che Daken sia stato uno dei migliori personaggi secondari della Casa delle Idee di sempre. Perché quando si crea un nuovo personaggio secondario a partire da uno di quelli principali, deve avere delle caratteristiche che lo rendano valido, deve avere qualcosa che lo distingua dalla sua origine. Nonostante tanti suoi trascorsi, Wolverine ha un animo puro, eroico, è diretto, animalesco e nonostante la sua interpretazione sul grande schermo da parte di Hugh Jackman, nei fumetti Logan non è un bell'uomo. Daken, d'altro canto, nonostante sia più debole del padre, è estremamente più astuto e machiavellico, è alto, di bell'aspetto e conscio di ciò sa come usarlo a suo vantaggio. È molto curato, vestito alla moda, perché piacere alle persone è parte di ciò che gli serve per manipolarle e ottenere ciò che desidera. Eppure sotto tutto questo, per quanto lui cerchi di nasconderlo, è ancora presente quella scintilla ferale ereditata dal padre. Ditemi voi se non era un personaggio dannatamente interessante e quanto l'hanno rovinato dalla sua prima vera morte in poi. C'è poco da fare, o muori da antieroe o vivi abbastanza
abbastanza a lungo da diventare un X-Men. E direi che questo video si può concludere. Cristo santo, non avete idea del tempo che ci è voluto per scriverlo, per recuperarmi le letture, per fare le mie ricerche, mettere gli eventi in ordine cronologico. Però ci tenevo a farlo perché sono molto legato ad Aachen. Nel periodo in cui ho iniziato a leggere intensivamente fumetti di supereroi, lui militava nei Dark Avengers, era uno dei personaggi che mi piacevano di più. Per favore mostratemi un po' di supporto per video come questo, condividete il video con altri Marvel fan, lasciate like, commentate e se vi sentite particolarmente generosi, qua giù in descrizione c'è il mio link KTP per una donazione singola o un abbonamento da cui riceverete anche delle ricompense carine. Sempre in descrizione trovate anche tutti i miei social, che sono pochi ma non per molto. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi, arrivederci a tutti e al prossimo video. Che poi tecnicamente, dato il suo fattore di guarigione, Aachen non potrebbe nemmeno avere un tatuaggio. Non ci hanno mai spiegato come se lo sia fatto, però è comunque figo.